Si è svolta a Cardile la presentazione del DVD del film Bagliori nell'alba, film che rievoca la storia dei fratelli Riccio di Cardile nel risorgimento cilentano del 1828. Il film è stato prodotto ed interpretato dai ragazzi dell'Associazione Martiri Riccio di Cardile ed è stato tratto dal libro I fratelli Riccio di Cardile nel risorgimento cilentano, edito sempre dall'Associazione di Cardile. All'incontro, moderato dal giornalista Marco Rizzo, hanno preso parte il presidente dell'associazione Rizzo Carmelo, oltre agli interpreti principali, ovvero i tre fratelli Rocco Pisano nel ruolo di Alessandro Riccio, Antonio Palladino nel ruolo di Davide Riccio e Giovanni Rizzo nel ruolo di Licurgo Riccio. La parte femminile è stata presente con Lucia Rizzo, interprete di Rosalba Riccio, sorella dei tre martiri. Nel mezzo, l'importante intervento del regista Maurizio Iacovazzi. Grande è stato lo sforzo per realizzare un progetto così ambizioso, tenendo anche conto di un dato storico importantissimo legato ai festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. I fratelli Riccio di Cardile furono i primi nel Cilento a portare la bandiera tricolore, segno di un sentimento unitario già allora percepito nell'animo dei tre martiri. Grande orgoglio per tutti noi che abbiamo partecipato è stato anche il fatto di aver trattato la pagina di storia più importante della nostra comunità ed aver consegnato così alle generazioni un film che tratta quella pagina. A concludere la serata un ospite d'eccezione, l'attore e cantante Renato Marotta, il quale non solo ha presentato i suoi lavori più recenti che lo vedranno interprete di diverse fiction alla televisione, ma si è soffermato anche sul film Bagliori nell'alba, dicendo la sua sulle similitudini che questo ha con il film Noi credevamo, che narra le vicende dell'Unità d'Italia in cui Marotta ha interpretato